W imieniu grupy liberałów i demokratów głos zabierze pani Toja. 2,5 minuty, proszę. Grazie Presidente. In questi mesi, discutendo del processo di crescente integrazione politica dell'Europa tra sconfitte e successi, abbiamo spesso detto che l'Europa è chiamata a meglio definire il suo progetto, la sua finalità, vorrei dire la sua indispensabilità. Quell'Europa dei risultati che concretamente richiamiamo perché dia proprio il segno concreto ai cittadini della ragione della sua esistenza. Ecco, ebbene, io credo che anche la dimensione sociale, accanto a quella della crescita, a quella della conoscenza, agli obiettivi che sempre declamiamo, vada oggi rilanciato proprio in questa ricerca di cosa deve essere l'Europa. Perché si dica chiaramente ai cittadini europei se anche il futuro dell'Europa e non solo la sua storia pregressa, quella del Novecento, che tutti conosciamo e abbiamo vissuto, avrà ancora questa priorità, questo segno distintivo che ha caratterizzato i diversi modelli e i diversi sistemi nei vari Stati membri. Io credo che proprio a livello europeo è necessario fare questo salto, perché la realizzazione sin qui fatta nei diversi Paesi e Stati membri si confronta oggi con sfide che difficilmente possono avere risposte solo isolate. È chiaro, vorrei dirlo a coloro che temono che si decida a Bruxelles cose come è un unico modello. È chiaro, è evidente, è indiscutibile che la competenza e la responsabilità delle politiche sociali sono in capo agli Stati membri e a livello nazionale dovranno essere fatte le scelte di quanto quantità del nostro reddito debba essere attribuito ai sistemi sociali, se più previdenziali o più scolastici o più riparativi. Sono scelte nazionali, non c'è dubbio. Io anch'io difendo che il mio Paese decida quale Stato sociale fare, ma credo che solo un approccio condiviso a livello europeo attorno ad alcuni diritti fondamentali da salvaguardare, quei diritti sociali che vorrei ricordare ai colleghi abbiamo messo in capo alla parte dei diritti del nostro progetto di Costituzione, ecco, è necessario che da qui, da un approccio condiviso che definisca alcune linee direttrici, proprio perché i sistemi sociali nazionali si stanno confrontando con la peggiore delle sfide, che è quella della compatibilità economica, della compatibilità finanziaria dei nostri sistemi, se vogliamo che competitività e coesione sociale vadano insieme, siano due facce della stessa medaglia di sviluppo integrale di una società. Ecco perché penso che questo dibattito è importante, ecco perché penso che sia nell'agenda europea, anche se qualcuno forse lo mette in discussione, perché un rapporto di iniziativa su questo tema? Perché non basta parlare di modelli istituzionali. È necessario, è indispensabile. Non basta parlare di quale governance o di quale modello competitivo per la nostra economia libera. I cittadini ci chiedono di sapere anche questo. Quando sceglieranno la risposta politica, quando aderiranno meno anche alle scelte economiche che noi chiederemo di fare in ragione di una maggiore occupazione o altro, chiederanno di sapere se questi diritti sociali sono comunque un tratto distintivo di tutti i sistemi di welfare che i vari paesi realizzeranno.